836 Phantom Planet California, sigla di un telefilm denominato Ossì, che già, come dire, per la generazione Z secondo me non vuol dire più niente. Cioè, noi siamo arrivati al pelo a Beverly Hills. Hanno c'è di cocco, è meglio che grazie alla parodia più che a Beverly Hills. Era meglio se ta magnavi, ricordiamo sempre. Datela a cercare. Senza figli vicini. Ci segnalano che anche il Parco del Valentino a Torino è figlio dell'Expo che fu fatta lì, quindi vedi che delle cose buone si fanno. L'Expo ha fatto anche cose buone, peccato che secondo me a Roma non la faremo, visto che appunto Parigi ha già promesso a Riyadh. Mi domando che cosa abbia avuto in cambio. Ma cosa può dare Riyadh in cambio? Guarda, ho visto che è successo in passato, ma magari adesso non può succedere, che non fare c'è stato qualche episodio, non sto parlando né di chi né per cosa, di corruzione. Donazioni eccessive. C'è un amico che ci segnala che a Riyadh adesso alle 8:36 ci sono 42 gradi, bravi, fatela lì l'Expo, poi ci d'estate. Perfetto. Buongiorno Danilo. Buongiorno Zozzoni. E dire che tu faresti affari d'oro. Sì, ma poi io farei proprio da testimonial. Cioè, pensa. La Meloni poteva portarmi con sé. Forse meglio di no. Però no. A proposito di corruzione, la Meloni doveva fare come facevano le nonne una volta, si presentava con le uova, capito? Diceva guarda, tanto ti ho portato queste. Cioè quella poteva considerarsi corruzione. Secondo me Riyadh gli ha portato altre cose. Sì, d'oro. Zecchino. La gallina che fa uovo. Queste le dai al bambino e lì un po' lo corrompevi. Vabbè, niente. Quindi niente Expo a Roma. Non lo so, ma direi ok. A meno che ci sia un sindaco pazzo di Riyadh che rinuncia all'Expo. Esatto, ma non credo. Come è successo? Ci hanno investito, non credo. Vabbè, intanto andiamo con la sigla. Su DJ ogni mercoledì noi siamo sempre qua, tu dove vai? Stai qui, il speaker preferito da tutto lo stivale, con i tre zozzoni sono gente che vale. Danilo. Andiamo che ci hanno fatto caso, speciale raschiamo dal fondo. Siamo al finale di stagione. Ma perché devi raschiare? Andiamo a prendere la famosa mazzama, visto quello che resta. La mazzama. Lo scarto della pesca, è il pesce più buono poi alla fine. Perché quello che fanno le zuppe, no? Le cose. Bravo, sì, anche la frittura mista. La mazzama. È in italiano oltretutto, sono sorpreso. Forse invece è italiano mazzama. Ragazzi, io provengo da una città di mare, sì, i termini marini, come si dice, certo. Bene, complimenti. Passiamo subito al primo. Ci hanno fatto caso che le salviettine umidificate, quelle per pulire gli occhiali, come le apri, si asciugano subito e non riesci a pulire gli occhiali. Non fai in tempo a tirarle fuori dalla confezione. C'hai la carta vetrata in mano, praticamente. Qual è il metodo migliore per pulire gli occhiali da vista, soprattutto da sole? Un fazzoletto di carta va benissimo, fazzoletto di carta morbida. Io li lavo sotto al rubinetto con acqua e sapone. Devi prendere anche la spugnetta, quella che gratta. No. Sì, la parte verde, quella d'acciaio. No, perché secondo me nella parte della montatura un po' si arrugginisce facendo quella tecnica. Però funziona. Ci hanno fatto caso che negli anni 90 c'erano tantissime pubblicità degli sciampi antiforfora. Sono sparite. È vero. Ma è sparita anche la forfora, io quello mi chiedo. Adesso li togli proprio i capelli, quindi. Ci stanno meno capelli forse. Questa è così, era una curiosità. Tanti prodotti per la barba, questo ti dice che effettivamente il look è completamente quindi cambiato. La forfora sulla barba, certo. No, sei un coglione. Ci hanno fatto caso che la colla, quella super incollante, trasparente. Attacca tutto, si attacca pure lei, perché quella, ma non attacca la cosa che tu avevi pensato di attaccare, cioè perché è sbagliata, certo. Perché tu la metti su tutte e due le superfici, perché quello è l'errore classico. Solo su una superficie, se la metti su tutti i giorni. Io vengo da un'esperienza così proprio di questo weekend, ancora con i segni sulle mani. Ho incollato tutto, ma quella cosa non però mi si è incollata. C'è l'affare per il solvente. Il solvente per togliere il solvente. Sei una pippa, mica è colpa mia. Ci hanno fatto caso che quando parcheggi la macchina, e purtroppo a una certa sei disperato, pensi di averla parcheggiata un po' male, non dovete parcheggiare male, non sai come
fare? Che fai? Chiudi lo specchietto lato guidatore, capito? Vai là, lato guidatore. Chiudi lo specchietto. È più piccola. Diminuisce di mezzo centimetro. Pensi che si noti di meno. Te la guardi pure da lontano. Però sta un po' meglio. Parcheggiate bene, mi raccomando. Beh, bravo, bravo, Danilo. Oggi tirata moralista. Wow. Stamazzama non è male. Danilo per il sociale, vedi? Piegatura. Ci hanno fatto caso che il maschio medio italiano, se c'ha la macchina carica di buste della spesa, se sta da solo, fa 3-4 viaggi così. Se per caso è in presenza di una persona, soprattutto femminile, te carichi tutte e 10 le buste. E lei ti dice: amore, hai bisogno di una mano? No! Non ce la faccio da solo. Anzi, poi fai la classica cosa: dammi anche la tua, che pesa un bordello. Tutte le dita segate. E hai le dita segate, bianche, blu, senza senti maschio, però. Devi portare tutta la spesa su. Senti, con cosa torniamo? Con Kittese. Che cos'è? È una nuova rubrica. Briga, tu non c'eri quando l'ho fatto. Bella, Gabriella, bella. Non ho l'ora di riperdermela. Non ho mai imparato. Con la pesce di Martino 844, Danilo, considera che quello che hai detto e anche che ho detto io, ho suggerito, non è valido, perché al 342 00 00 700, sulla pulizia degli occhiali si è scatenato il dibattito. Sì, c'è scritto un ottico che sconsiglia assolutamente l'utilizzo del fazzoletto perché distrugge le lenti. Ah, ok. E anche lavarlo sotto. Distrugge. Bene, le graffie. E anche di lavarlo sotto l'acqua corrente, perché a lungo può opacizzare le plastiche della montatura e ossidare alcuni punti degli occhiali in metallo. E quindi con che cosa si fa? Con le pezzette? Con quelle pezzette di cetanino. Però se si dovessero seccare, gli metti un goccino d'acqua, si ravvivano e lo fai. Li lasci sporchi. La sporcizia protegge anche la lente, capito? Ma cambiamo rubrica. Sono qui, sono curiosissimo. Abbiamo fatto la rubrica Kittese e sono tutte quelle occasioni nella vita in cui sei un po' costretto ad essere gentile ed educato per... Guarda, diciamo... l'esempio l'hai fatto perfetto l'altra volta, che era quando stai a fare a mettere tutte le cose sul carrello che hai messo lì e arriva il signore alla cassa, che mi dispiace se passo. Mi dispiace che passo. No, ma infatti tu per educazione... No, tu per educazione fai prego, ma nella tua testa. Allora dice, ma chi te sei? È quello. Allora, quello esempio, che vorresti quindi, dire. Se sei educato, sbagli. Questo. No. Molto. Lui è educato. Però no, ha ragione, io sono che sempre volte educato, tu però fai... tu solo in te, ma in testa tua potrò dire quello che mi pare. Potrò essere scorretto, volevo solo capire la rubrica. Allora, se sai a un concerto, che caratteraccio, ti sei sudato e conquistato il posto, okay. Cioè sei andato alle 5 del pomeriggio, stai in una delle prime file, ad una certa, proprio alla primanzia, la tua canzone preferita, ti arriva la signora dietro con il bambino e ti dice che visto che io sono grosso e alto, che me lo fai passare avanti? Beh, e tu gli dici per obbligo, dici, certo, cioè, ma in realtà si dice, ma chi te ne sei? Ma io sono qui da 3 ore, è la canzone mia preferita, ma ragazzino, ma che gliene frega? Ma manco è nato quando c'è stato. Ma che è colpa mia? Però tu gli capisco l'amarezza. Anzi, te lo metti pure sulle spalle. Forse è giusto compromesso, no? Sulle spalle, no? Quando a casa mangi il cocomero... Ti sento particolarmente amareggiato. Quando mangi il cocomero a casa, ti danno la fetta e tua madre, mia madre lo fa sempre, ma la tua compagna, ti danno il coltello e ti dicono mangialo con il coltello. Tu però, ma chi te se tu gli avessi dire? Io me voglio sbrodolare tutto. Ma tu pensi che sia una bella immagine? Voglio sputare pure i semi. Allora, il cocomero, se tu lo mangi così a morsi sbrodolando, è più buono. Ma non è vero. Al 100%. Col coltello se... Lo sai che succede? Succede come ai fazzoletti, quelli degli occhiali. Si asciuga. Quando lo mangi col coltello? Così, sì, con gli incisivi. Perché altro non lo suggi, se no, capito? Sì, fa proprio... Con rumore. Anzi, come si fa? Tu la praticamente muovi la fetta e la faccia devi rimanere ferma. Sei sempre un brutto programma giapponese. Sai quello in cui la gente fa cose... Quando a casa hai un solo bagno, cioè anche questo, purtroppo...
purtroppo a casa mia succede. Torni dopo una giornata insieme alla tua compagna, insieme al tuo conquilino, sì, e lui ti dice: posso andare prima io in bagno? Sì. E tu gli dici: certo, come no. Ma lì vorresti dire: ma chi tu stai un 40 minuti seduto sul water senza fare nulla? Tra parentesi, ultimamente ho letto che fa molto male, questo lo dico anche a mia moglie. Beh, se stai seduto sul water così 40-50 minuti, perché fa male? Beh, crea dei, diciamo, dei, non è una posizione, no, questo sì, sì, ma si sapeva, dei disturbi ai tessuti, non so come dirla in italiano, cioè, perché no, però non ho capito, ma non lo so, non ho capito cosa, che cosa, che tessuti, quali tessuti, del corpo o i vestiti, che vestiti? Te casca il culo, cioè, diciamo che uno di noi ha avuto poi un problema che potrebbe venire fuori da questa emorroidi, Patrizio Mattei, il punto Mattei. Cioè, sei finito in mezzo anche oggi. Mi dissocio. Ci stiamo girando da un quarto d'ora. Il Galateo, ragazzi, meno sul gabinetto, Patrizio. Le ultime due. Il Galateo ti dice che tu non devi mai, mai leccare il cucchiaino dopo che ti sei, dopo che hai girato il caffè. Giuri il caffè, lo, capito? Lo zucchero del caffè. Ma chi? È la cosa più bella da fare. Ma anche se ma il tuo, dice il tuo. Cioè, o tutti, tutti li lecchi tutti. Il tuo. Cioè, l'educazione, quando vai al bar. Come se lo assaggi è una cosa e fai oppure ti te lo io faccio pure la scarpetta cordito forse quello un po' troppo lo zucchero che rimane dentro con il caffè, raga, la cosa più buona del mondo, lì vai così, c'è pure la lingua dentro. L'ultima, ragazzi, l'ultima. Succede tutte le domeniche, immagine che quando vai quando vai al mare, soprattutto negli stabilimenti, e ti proibiscono di giocare a racchettoni. E tu dici: vabbè, ma chi te sei culo? Io vengo al mare apposta. Allora, io se quando vado al mare, poi questo è il papà del padel, racchettoni. Io se vado al mare e non gioco a racchettoni, vado a fare di testa 5 minuti almeno. Non ci devo giocare. Danilo, tu sei una pippa in tutti gli sport. Quindi, ma racchettoni no, però. Sei pericolosissimo. Ti vorrei vedere. Sì, sai dove arriva la pallina? Ti vorrei vedere. Guarda. I'm in Detroit with Khadija, like Tim. E oggi è la giornata mondiale delle chicche anni 80 provenienti dal Regno Unito. Abbiamo fatto la prima ora, vi ricordo, con Yazoo. Chiedendoci: ma quali altre canzoni sono? Ne abbiamo trovate. Ne abbiamo trovate un bel po', anzi, Yazoo. Archivio le abbiamo trovate. Era un duo che si dava da fare. E adesso mettiamo Doctor and the Medics, Spirit in the Sky. E alla domanda: Patrizio, quali altri brani troviamo su Dalet? La risposta è: Zero. Quindi questo solo è un grande successo. No, io infatti mi è venuto il dubbio, non è che poi si sono evoluti in Spin Doctor. No, perché di quelli ce ne sono tanti. Di quelli sono tanti. Un altro gruppo. Oltretutto, il buon Giorgio si è ricordato che questo tutto non era un brano originale, ma era una cover. Senti qua. Anni 70 questa, eh. Boom, boom, bel film. Questa è l'originale, l'artista, non riesco a leggerlo. Norman tutto. Greenbaum. Non riesce a leggerlo perché non sa leggere l'inglese. Mi sembra scritto abbastanza bene. Non è neanche troppo lungo come nome. Greenbaum, però va bene. Bello. Sì, un po' come Cyndi Lauper, che con Girl Just Wanna Fun, anche quella una cover, però tutti conoscono quella di quella sua, di Cyndi Lauper. Bravo Giorgio, nel 1908 riprendiamo la linea qui a Roma dopo il notiziario. Ho appena sentito una cosa che mi manderà nel panico. Tutte le tracce uscite del tema d'italiano sono quelle che mia figlia non credo abbia preparato benissimo, quindi ma aspetta, c'è sempre l'attualità, c'è sempre quell'attualità. È riuscito Quasimodo, ma li morteci. È riuscito Quasimodo. Comunque è rimasto Danilo invece, a proposito di italiano, vedete, uno che l'italiano lo mastica. Ma sì, lo mastica veramente, poi lo sputa. È meglio che sto qua anziché in strada, capito? Quindi voi non fai danni. Mi tenete qui, certo. No, in realtà tu servi come coming up per la notizia della quale parleremo tra pochissimo, perché hai accennato a delle regole che hai a casa insieme a tua moglie Arianna, no? Relativa al mondo bagno, no? Sì, ma io non ho regole a casa, cioè la convivenza è veramente la cosa, sembra una che banalità. Che ti mette alla prova, vero? È la cosa più difficile, io convivo con la mia compagna da 20 anni. No, ma tua moglie, non sei sposa. Noi al matrimonio ancora prima che del matrimonio già convivevamo, quindi veramente so 20 anni. Però il più grosso problema è la gestione del
bagno in casa. Non so voi come fate, io a casa mia ne abbiamo uno solo. Secondo me la più grossa ricchezza, la più grossa libertà è avere più di un bagno. Infatti, quando abitavo a casa di mia madre c'erano 4 bagni. Non so, sì, uno per uno. C'erano più bagni che stanze. Io... Però quello ti rendi conto che è il vero lusso, l'ho già raccontato mille volte. Il bagno è l'unico luogo dove si rendono conto che esisto. Quindi io vado in bagno e mi comunicano tutto in quel momento. Cioè, io sto in giro per casa, cioè non mi caga nessuno. Vado in bagno, mi siedo, il tempo proprio di slacciare e arrivano peggio. C'è una processione. Quando ti lavi i denti che cominciano a parlare mentre ti stai lavando i denti, non sento nulla. E lì non puoi parlare. A me, appunto, dopo 20 anni dalla convivenza, a me mi dà proprio fastidio frequentare il bagno con il partner. È una roba che non mi piace. Ma tu ti chiudi a chiave? Non mi chiudo a chiave perché mia moglie non vuole. Poi lei perché? Sta. Perché non perché vuole? Lei sta un'ora e mezza in bagno, io non dico niente, sono sul divano. Delle volte penso pure di farla dentro al lavandino perché mi scappa, non so come fa. Io entro in bagno, chiudo la porta, conto fino a 10 e lei entra. Lei entra perché ha dimenticato qualcosa. Sì, dopo un'ora e mezza, ma che te sei dimenticata? Cioè, so 2 ore che stai qua dentro. Ma hai dato un'idea, dovremmo fare i bagni moderni, come sono i passaggi per i gatti, hai presente? Ah, certo, basculante. La finestrella, come si carcia? Cioè, la finestrella, che mi devi dire, amore? Io un'altra cosa su cui ci rimango male nella convivenza, prima lo diceva Giorgio, è quando compro una cosa da mangiare insieme a mia moglie, no? Con il concetto, questa sera mangiamoci, che ne so, questa tortina alle mele. Oppure in un momento speciale mangiamoci questa cosa. Poi io apro il frigorifero e quella cosa è già stata mangiata. No! Se l'è mangiata da sola, no! E me l'ha lasciata a metà. No! Cioè, io la reputo proprio un tradimento. Dico, hai ragione. Se la compriamo insieme, dobbiamo mangiarla insieme. Cioè, veramente, ci resto male. Solitamente siamo noi, ho fatto un sondaggio prima di te su questa cosa, siamo io e Giorgio quelli che danno la prima dentata, il primo assaggio alle cose che poi andrebbero portate a tavola. No, io dentro casa sgridati. tra me e mia moglie io sono veramente la parte debole, cioè nel senso vengo bullizzato ma è giusto così, però ogni tanto ci resto male. Lo so, Danilo, ma tu non hai fatto un contratto per queste cose qua? No, non l'ho fatto. Allora tra poco c'è la soluzione. Tra poco lo scoprirai perché, caro Danilo, per andare d'accordo in coppia bisogna mettere nero su bianco tutto lo scoprirai.